Sotto le mentite spoglie della restaurazione della Repubblica, Ottaviano è l'artefice dell'instaurazione del Principato. Dopo aver ottenuto il consolato con la forza, diviene censore, è nominato Princeps Senatus, è insignito del titolo di Augustus e gli vengono conferite a vita la Tribunicia Potestas e l'Imperium Proconsulare Maius. L'Imperium Proconsulare Maius era in origine una carica straordinaria attraverso la quale il Senato, in età tardo-repubblicana, aveva attribuito poteri speciali a Pompeo per condurre la guerra contro i pirati nel 67 a.C. e a Cesare in Gallia nel 58 a.C. Chi esercitava tale carica deteneva un potere, imperium, superiore, maius, rispetto ai governatori delle province stesse. A questo fa riferimento l'aggettivo proconsulare. Divenne una carica istituzionale, non più straordinaria, proprio con Augusto, che l'assunse continuativamente a partire dal 23 a.C. Grazie all'imperium proconsulare Maius, Ottaviano deteneva il controllo di tutte le forze armate dell'impero. Nel 12 è Pontifex Maximus, nel 2 ottiene il titolo di Pater Patriae. Ottaviano svuota ogni carica istituzionale del suo valore reale, finché di fatto riconduce tutto il controllo della vita politica di Roma nelle sue mani. That's all, folks.